Davanti all'ospedale Sant'Andrea, siamo qui in mezzo a quelli che sembrano festeggiamenti, ma non lo sono, con Massimo Lombardi. Ci spieghi questo presidio di oggi, la situazione della sanità? Sì, buongiorno. È un momento particolare della sanità spezzina, chiaramente deve fare i conti con i tagli a livello nazionale, però nello specifico ora ci troviamo a affrontare delle emergenze. Siamo qui come consigliere comunale al fianco delle lavoratrici della Copservice, che hanno una serie di rivendicazioni legate sia alla dignità del loro lavoro, alle mansioni, ma anche all'aspetto retributivo, anche alla situazione delle mansioni. E, diciamo, c'è bisogno di stare al loro fianco. Abbiamo già fatto dei passaggi in commissione, i sindacati in maniera unitaria sono a tutelare i loro diritti e noi siamo qua al loro fianco, perché dei tagli e delle riduzioni della spesa sanitaria non possono pagare i lavoratori. C'è una situazione delle pulizie che in cui a noi ci vengono segnalati situazioni di sporcizia dei reparti, non è certo colpa dei lavoratori, ma c'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di dare ore, non tagliare le ore, ma dare più ore, e c'è bisogno di dare il giusto riconoscimento economico al valore di queste operatrici che operano sia a livello sanitario che per le pulizie. Si parla molto anche di sottorganico, è la parola magica. Demansionamenti, sottorganico, persone che dovrebbero svolgere un ruolo e svolgono altro, insomma pagano i lavoratori, ma poi in ultima istanza pagano anche gli utenti, cioè i cittadini. Assolutamente, io credo che i sindacati, quando sono venuti in commissione, hanno proprio chiarito bene la situazione. C'è stata una riduzione di orario, c'è stata la promiscuità delle mansioni, che vuol dire, non vuol dire un termine, vuol dire fare sia a livello sanitario che a livello di pulizia, e questo però cosa fa? Con la riduzione delle ore va a scapito della qualità della pulizia dei reparti, che ripeto, al di là di quello che dicono i responsabili di Copservice, ci viene segnalata una situazione di mancanza di pulizia, quindi gli utenti, noi cittadini ne paghiamo, questa situazione non va bene e bisogna intervenire come stanno facendo i sindacati e le lavoratrici e i lavoratori. Grazie Massimo. Grazie a voi.